prima di entrare un po' nella vita, ma brevemente, ma più che altro nella vita spirituale, nella vita di preghiera di Teresina di Lisieux, che è una delle tre figure che troviamo nel sussidio promosso dal Dicastero per l'evangelizzazione per questo anno dedicato alla preghiera, il quarto sussidio titolato Pregare con Santi e Peccatori, che è stato curato e scritto da Paul Brendan Murray, che è un padre Paul è un domenicano irlandese che insegna letteratura mistica alla Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino a Roma, più comunemente detta l'Angelicum, e ha tradotto, ha scritto tanti libri tradotti in più, in molte lingue, ed è un teologo veramente raffinato, perché è un teologo che si fa capire, soprattutto quando deve parlare di cose difficili, di argomenti impegnativi, è un teologo che si fa capire, come si fa capire in questo piccolo volumetto che raccomando a tutti, anche come vi dicevo, in preparazione al giubileo del 2025, che avrà per tema Pellegrini di speranza. E noi vogliamo pellegrinare, appunto, accogliendo la speranza, vogliamo pellegrinare iniziando un po' e andando a indagare e penetrando i misteri della vita di Santa Teresina di Lisieux. Chi non ha letto Storia di un'anima, per favore leggetelo, perché è di una ricchezza unica, di una ricchezza unica. In questo testo, come vi dicevo, oltre a Santa Teresina di Lisieux, padre Paul Brendan Murray praticamente tratta anche del rapporto con la preghiera vissuto da Sant'Agostino di Ippona e vissuto da San Tommaso d'Aquino. Tre figure di santi che potremmo dire in preghiera, anzi, chiedo scusa, quattro sono le figure, perché insieme ad Agostino d'Ippona, insieme a San Tommaso d'Aquino, insieme a Teresa di Lisieux, c'è anche la grandissima Teresa d'Avila. Ma noi vogliamo partire dalla petite, dalla piccola Santa Teresina di Lisieux. Santa Teresina, come si definiva? Lei dice di se stessa: sono troppo piccola per salire la dura scala della perfezione. E Teresina ha vissuto nell'anonimato, nel silenzio del Carmelo di Lisieux. Per tutta la sua breve e giovane vita, è morta, se non vado errato, a 24 anni circa, ed era un'emerita sconosciuta. Pensate che dagli atti del processo di canonizzazione si è venuto a sapere che anche le stesse consorelle, la stessa sorella Céline, non avevano capito la grandezza di questa santa, non avevano capito i misteri che avvenivano in lei. E Teresina di Lisieux, noi spesso la vediamo come la dolce, la paragoniamo ai petali di rose. Sì, va bene anche questo, perché comunque negli scritti, nella sua vita, la dolcezza emerge sempre. Eppure i suoi insegnamenti, come vedremo, la sua esperienza di preghiera può essere paragonata, come ha scritto un grandissimo papa, Giovanni Paolo I, ma in un testo che lui ha scritto da vescovo, quindi come Albino Luciani, un testo famoso che si intitola Illustrissimi e che è stato da poco rieditato con commenti, e quindi sarebbe molto bello leggere anche questo capolavoro di spiritualità. Bene, in questo testo Giovanni Paolo I definisce Teresina come una sbranga d'acciaio per i suoi insegnamenti e per le sue diritte per la vita spirituale. Noi ci vediamo domani, Padre Pio Tibio, dritto al cuore. Ciao!